Benvenuti in questa nuovissima puntata dello Zio Lord, che riprendiamo un po' da PS4 con il caro e amatissimo The Last of Us. Ragazzi, vi ricordo che stasera non sono l'unico a essere live, ma c'è tanta altra bellissima gente. Chi abbiamo? Abbiamo il nostro caro Rodetro che ci porta a Safe for Tai. Poi abbiamo la nostra bella Karim che porta anche lei Ghost of Tsushima. Il nostro robotone RV che porta Valorant. Poi abbiamo il nostro Nola che ci porta sempre i retro games nel cuore, la nostra Mineral che porta i suoi capolavori artistici, Isid che insieme a tutti quanti noi ci delizia con una bella Just Churning, lo Tiranno che sta portando a Hearthstone, la nostra Silvia la Pippi che è appena entrata in modalità live, la coppia stream Dario e Chiara con il gioco Overwatch, Blitheod con Dead Renovation 2 su PC, il nostro Roger Steel con Far Cry New Moon, il mio compagno di avventura Fabio De, che porta anche lui il Ghost of Tsushima. Poi abbiamo il nostro Shinigami, metto anche lui Ghost of Tsushima, Jacopo Red che ha iniziato anche lui la live, Mirko Straccia con Resident Evil Remastered, Vivisecto con Valorant, Debosaki anche le disegnatrici, Erickson con Brahman, Argenes che è appena entrato in live, poi abbiamo Perfino con Watch Dogs 2, Gruppo Elementei con GTA 5 Remote, Norisawa, East Machine con Torchina e Black Jackal con Hellstake. Ok, direi che ho elencato tutti. Sopra di noi. Ehi, hey, Kratos, ciao, buonasera, benvenuto in live, come stai? Grazie.
Ottimo, sono contento per te. Porca miseria, non ho visto. Ma ho visto. E com'è stando che era un maccione? È eliminato. Scusate, ragazzi, non scrivete niente. Ma ero quasi arrivato all'uscita.
C'è anche il gruppo Retromaniacs stasera. E anche la nostra bella Erika con Dragon Age Inquisitor. E anche il nostro Maniacs, però stasera stiamo proprio tutti in live. Vale, sono andate. Solo quella scala di servizio che mi porterà sopra. Serafiti, ok. Sì, fanculo. Non ti ho mai sentito imprecare, Lev. Era la mia prima volta. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Ehi, francese, buonasera, benvenuto in live, come stai? Tutto bene, grazie. Ecco qua. C'è un ascensore? Sì. Tira giù quella porta. Merda. Posso darti un consiglio? Oddio. Pensa solo ai vantaggi della porta. I vantaggi? Sì.
tu corri più veloce. Porca troia. E senti meno il dolore. Ogni emozione, le mani sudate, il cuore che batte, sono tutti segnali di rafforzamento. Bando ai poveri. Pensa che il corpo si sta preparando ad affrontare il tempo. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Parola di oracolo? Sì. Mi facevo contraria all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni. Soprattutto per i soldati. Troppo comodo. Oh, un biglietto. Fate girare la tre. Qua è finita, hanno aggredito un gruppo dei nostri. Serve una prova di forza. Raccogliete un manipolo di valorosi e addentrate nel loro territorio. Colpite qualsiasi lupo in cui vi battete. Il nostro messaggio non ha estensione di età. Tu continui a seguire l'oracolo anche se i fedeli vogliono ucciderti in suo nome. Lei non avrebbe approvato. I suoi scritti ripudiano la violenza. Beh, dillo ai tuoi amici. Finché era viva, non abbiamo mai impiccato o lapidato nessuno. Hanno preso le sue parole e le hanno travisate. Leggi i testi. Ok. C'è vento qui. Che cazzo è quello? Ecco il ponte. Lev. Seguimi. Cazzo. Un passo alla volta. Non so se ce la faccio. Non è difficile come sembra. La miseria questo. Più avanti dovessi cambiare la scheda video per potenziare al meglio qua il portatile. Abitualmente. Sì, è una cazzata. Ma no, cioè non è il tragitto più comune. Oh mio Dio. Non guardare in basso. Merda. Basta non guardare giù. Oh cazzo. Come ti senti? Sto aspettando la mia vera forza. Vinto? Esatto. Cosa? Lascia perdere. Sì. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Owen? Oddio, Lev, adesso! Sembravate strani. Vai e basta. Concedi un secondo di autocelebrazione. Non ancora. Vieni, Lev, voglio abbracciarti. Tra un attimo cambierai idea, credo. Ma che cazzo, Lev? Andrà tutto bene. Guarda me. Merda. Basta non guardare giù, basta non guardare giù.
cosa allora? L'oceano, i cani. Porca troia. Soffri di vertigini, francese? Ci siamo quasi. Merda. Guarda, da qui si vede l'ospedale. Oh cazzo, oh cazzo. Concentrati su di me. Non ce la faccio, Len. Non posso. Sì che puoi. Non posso. Fidati di me, dai. Io, meno male, l'unica cosa che soffro è la paura di cadere. Forza, ci sei quasi. Solo quello io. Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. 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 E adesso? Non lo so. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. Siamo finiti in una piscina. Già è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Sono parecchie aree da visitare. Wi-Fi gratuito per gli ospiti dell'hotel, la password. Che dici, la inserisci? Thank you.
sì. Un avviso. Per favore non lasciate gli oggetti di valore in giro quando siete di turno. No. Nel ripostiglio c'è una cassaforte apposta, la combinazione è uguale alla password del wifi. Ah! Ottimo, ottimo, ottimo. Questi sono le scale. Penso che sia di qua. Eccola qui. Allora, la password è 12. Ah, mi sei. Scrivo un numero, allora ho visto bene. Allora. 12. Da 4. Accidenti, com'era? Allora. 12. Che strano. Andiamo a controllare un attimo. Cioè, tu hai scritto una cosa per un'altra, 12, 18, 79. Segna, segna, segna. Allora, digitiamo di nuovo la combinazione 12. Mannaggia, 12, 'qua. E il tesoro, eccolo qua. Eh sì, c'era una cosa di sod. Possiamo scendere da qui. L'ospedale è vicino. Dobbiamo solo arrivare in È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No, guarda i vestiti. Tieni. È buio qui giù. Ecco come funziona. Una lettera. Seb, Il valore Victor deve e In. custodire l'edificio.
sono morti. Mi disperse, io ho ricevuto un bel morso, il nido era più grande del previsto. Ho provato a farli saltare in aria, ma i dannati donatori erano difettosi. Ci avrei scommesso che l'incompetenza fede mi avrebbe ucciso. Lev, ci sono Ok. insetti nell'edificio. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Allora, siamo nella fine al collo. Se è vero quello che ha scritto questo qua. Questo gli hanno distrutto pure la maschera. E qui non possiamo scendere. La maschera. Io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Stavamo scappando. Vediamo che cosa trovo. Stai qui. Indietro. Del tutto. Se muori, resterò bloccato qui. Allora prega per me. Ok. Maschera, maschera. Le more. Ok. Una bottiglia di arco. Bingo! Qui butta male. Finalmente. Se proprio devi morire, non rompere la maschera. Idiota.
È una mia impressione, ho sentito un lamento. Certo che hanno fatto proprio un bel lavoro di ristrutturazione. Sembra a posto. Bene, torniamo da Lev. Ti nascondi? Vieni fuori. Vieni. Non ti preoccupare, loro non sono attratti dalla luce, ma dai rumori. Vedi, sono ciechi. Allora, sono di qua. Cazzo, cazzo, cazzo.
Ho un regalino. Aspetta. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa e non possiamo aiutare tua sorella da morti. A posto. Andrà bene. Ecco qua. Ragazzi, vedo che c'è anche la nostra bella Lucia in live. Lux90. Datemi solo un secondo. Ragazzi, se vi serve anche un aggiornamento di calcio, il Milan sta vincendo 2-1 contro il Sassuolo. Io ovviamente sono tifoso doc, avviso. Ok. Vedi un modo per scendere? No. Abby, guarda lassù. Oh. Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo. Thank you.
Allora, vediamo un po'. Ancora niente. Ok, io scendo. Sta attento. Andiamo, puoi farcela. Ora si scende. Appunto della fedra. Avery, i Black avevano degli infetti, probabilmente quelli fuggiti dall'ospedale. Tu e i tuoi uomini dovete abbattere i supporti all'interno. Usate gli esplosivi in dotazione e dei detonatori a distanza. Buona fortuna. Porca miseria. Una missione della puttana in pratica. Pila di merda. Porca merda. Quel mostro stava crescendo nel muro. E poi si è staccato. Odio i demoni. Non dirlo a me. Cavolo, ne abbiamo trovato una, nuda per giunta! Era in un bozzolo! Probabilmente. Florica di infetti. Mi sa che dobbiamo scendere. E che bravo che sono, mi sono buttato come un pescivendolo. Non lo so, è un palazzo enorme. Già. Guardate. Avete visto?
È come si fossero fusi. Incredibile. Questa, ragazzi, è da fare. Ok, direi che così va bene. Mettiamo la luminosità. Perfetto. Perfetto. Ecco fatto, ragazzi. Ho appena fatto la fotografia. Devo dire che questa novità che ha messo la Naughty Dog è micidiale. Era uno lì. Siamo bloccati con questi demoni. Ero ironica, Lev. Oh. Oh, 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 oh. Grazie. Ciao! Ora si ragiona. È ora di estirpare il marcio. Ragazzi, vedo che anche Liquid Snake, Daimi Lunari sono appena entrati anche loro in modalità live.
Ok. Bene, abbiamo anche raccolto il lanciafiamme. Mettiamo la doppietta per sicurezza. Almeno nella distanza ravvicinata, la doppietta è la mia arma. Fammi creare un paio di coltelli perché qui. C'è qualcuno? Servizio in camera? Ottimo, sei come me. Sera dei sogni, ci credo. Comunque, una cosa è certa, credo che tutto questo insieme di grigiastro che state vedendo, io credo che siano tutte gli infetti. Credo che la maggior parte di loro sia talmente,
che si siano raggruppati insieme, che in pratica hanno formato un grosso fungo gigante. Il bisonte, un animale del sud, dell'America del Sud, Texas, Nevada. E io infatti ho giusto l'attrezzo per stanarlo. Sì, fanno. Beh, questo fatti conti, non ha pistole, lancia solo frecce. Continua a scendere, siamo quasi in strada. No, è un complesso di appartamenti. Quegli appartamenti di lusso, in effetti. Allora, di qua sono venuto io.
Di qua non si può scendere. Ah, ecco, devo scendere di qua. Beh, almeno sono saltato su un materasso. È vero che Isaac ha sconfitto la vecchia guardia? La Fedra, sì. So che tortura le persone. Preferisco non parlarne ora. Ok. Tu hai mai torturato qualcuno? Lev, pensiamo solo a uscire da qui. Allora. Ok, bene così. Tutto a posto, Lev? Sì. E tu? In realtà, ho visto giorni migliori. Beh. Abbiamo trovato. Qui c'è quasi aria, so che a breve potremo anche togliere le maschere. Benissimo, ho trovato anche il caricatore. Qui c'è una porta, ok. Questo adesivo. Scusate un secondo, ragazzi. Eccoci qua. Mi stavano scaricando le cuffie. È merda.
Eh sì, è passata un'ambulanza da me. E questo è sentitamente forte. Eh sì, sono tutte nude. Fatti i conti, sono passati un paio d'anni e ovvio che con il tempo i vestiti si sono deteriorati. Ce l'abbiamo fatta. Eh sì, questo è un gioco che ti fa mettere parecchissima ansia. È per questo che lo adoro. Abbiamo trovato una moneta del Wisconsin. Allora, quando io soffro d'ansia tengo gli sbalzi di umore. Però i giochi sono l'unica cosa che non mi causano mai questo problema. Più che altro è la gente. Togliere la maschera. Ti ringrazio. Bene, ce l'abbiamo fatta. Passare da lì. Niente infetti. Calma, Lev. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Sei un bravo fratello. Posso chiederti una cosa? Ok. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi.
Lev. Ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia. Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma ha bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. Che lei possa guidarvi. Gli scarafaggi. Gran bella domanda, lo sai? Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro. Tu aspettami qui, ok? Sì. Sono un lupo! Non sparare! Sono io! Abby! Abby? Merda! È sola? Apri il cancello! Ehi, gente! Cazzo, sei venuta a nuoto! La barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali, me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Dove trovano sempre nuove recluti? Forse fanno il lavaggio del cervello. Ok, ragazzi. Ci siamo infiltrati senza problemi. Ciao, Orso. Ti hanno portato fin qui? Come sei bravo. Ehi là, Abby. Ehi. Ancora ripulendo qui? Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì? Sicuro.
Mancano ancora diversi piani. Oh, buona fortuna. Quelli, mamma mia, è stato un casino entrare qua dentro. Ehi, Abby. Anche tu sei finita qui? Sì, bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai di lì dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientri al prossimo carico. Mi spiace. Che stai facendo? Ha disertato da ieri. Dammi le mani. Cazzo. Ehi! Ehi! Liberatemi, cazzo! Maledizione. Così ti lusserai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata, Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Mel. Non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma... c'è un casino là sotto. Ce la farò. Se ti scoprono, io non sapevo niente di questo. Ma certo. Dai, vieni. Sindrome compartimentale. Cazzo. Già. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa. Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza... Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Nora! Dove andate voi due? A prendere Abby. La barca è pronta a partire. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prenderle voi? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Sono andati. E tu stai bene? Come sempre. Manny era preoccupato per te. Sa che sono qui. Lo scoprirà presto. Dopo che Mel avrà amputato quel braccio. Un attimo. Tutto tranquillo. Quindi, quando Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace tanto per Mel. Sì, anche a me. Ok, qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Sembra perfetto. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Fantastico. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta.
Ci vediamo alla base. Presto, spero. Già. Ok. Siamo finiti ancora nella tana peggiore dell'inferno, si può dire. In pratica siamo in un'area che fu destinata proprio agli infetti. Ok, chirurgia, emergenza, T. Forza e coraggio. Cosa troveremo lì sotto? Unità terapia intensiva. Chiusa, ovvio. Sarebbe troppo facile. Ok, chirurgia o emergenze. Pronto soccorso. Il centro emergenze è lì. Sono della fedra. Allora, vediamo un po' che c'è scritto. Sono rimasto l'ultimo della squadra. I ragazzi scesi con me sono morti. Abbiamo barricato quasi tutte le porte, ma entrare in alcune ali è complesso. È un'impresa perché i pazienti infetti hanno una forza incredibile. La loro risposta ci ha colti di sorpresa. Io mi aspettavo di trovare persone deboli, malate, invece hanno fatto a pezzi i miei uomini. Ho diversi segni di mossi sul braccio e una gamba. Devo ammazzare bastanti. Poi finito munizioni potrò raggiungere la mia squadra. Se trovate questo messaggio, sappiate che se vi è un esercito per mettere in sicurezza la zona, ma volete la verità, sarebbe da stupidi investire risorse per contenere l'infezione. Spero che farete saltare l'edificio e tanti saluti. Buona fortuna, coglioni. Hai fatto tutto il possibile. Alla fine si è sparato. Coraggio. Però devo dire che sono fatti bene le uniformi della Fedra. Peccato che qui non ho incontrato più nessun soldato. La differenza del primo capitolo. Una cappella. Voglio organizzare un'altra spedizione. Ogni volta perdiamo la metà degli uomini. Il laboratorio è andato per sempre. Dobbiamo farcene una ragione. Tra i parentesi, scusa se il passo dei bigliettini come al liceo, ma non mi fido di quei soldati. Non capisco cosa abbiano in mente, perché non ci trasferiscono. Continuo a ripetere che prima di evacuarci devono mettere in sicurezza l'edificio. Ma non vedo, non sento che sta succedendo qui. Ormai è finita per me. Non si tratta di contenimento, voglio proteggere i dati delle ricerche e dobbiamo andarci il più possibile. Forse i nostri amici sono ancora vivi laggiù. Ho visto cosa fanno quei mostri, non c'è modo di sopravvivere. Non così a lungo, almeno so che è difficile da accettare, ma sono tutti morti. Cosa propongo di fare? Ho visto Scott discutere con i soldati e anche lui è un esasperato. Io dico di prendere con noi e cercare una via di uscita. Aspettiamo un altro giorno, vediamo cosa riescono a fare i nuovi soldati. Un giorno andiamo, grazie. Il giorno del contagio è stato un incubo. Allora.
Accesso quarantena, pronto soccorso. Attenzione, la porta deve sempre restare chiusa. Eh sì. Pronto soccorso. Nada. Deve esserci qualcosa. Secondo voi avessi dovuto Ciotti trovare già una coccola? Zona ambulanze. Centro emergenze. Chirurgia, perfetto. Vi sento. Ambientazione. Non c'è elettricità. Dottoressa, non posso continuare così, so che dovrai solo condurre gli esami. Stati in manovra. Questo dolore l'ho scoperto. Ho scortato un gruppo di soldati fino al centro di emergenza e sono entrato senza autorizzazione. Ho visto in cosa si trasformavano i pazienti. Ogni adulto, bambino, corsini, rimossi e graffi finisce impazzimano. Noi continuiamo a nascondere tutta la verità. Ho chiesto...
Sto permesso di tornare a casa, ma mi hanno ordinato di continuare in nome della sicurezza nazionale. Cazzate. Se mi sento stanca, dicono che posso dormire in ufficio. Steve, devi aiutarmi a uscire qui. Ho i nervi a pezzi, sto per crollare. Questa zona è ancora infestata dai mostri. Magari ci fosse lei con me. O Manny. Sì, Manny. Manny sarebbe il massimo. Ecco fatto. Adesso è abbastanza da fare danni. Ah, il lanciafiamme non lo potenzio. Che peccato. Colpi, meglio niente.
E andiamo. Ora dovrebbe essere più facile. Dove cazzo sono quelle scorte? Vediamo chi c'è qui. Ma che diamine? Deve pure esserci qualcos'altro. Solo un bel mucchio. Gesù.
La cosa che ha creato questo coso doveva essere proprio enorme. Ecco fatto, ho fatto una bella istantanea. Tutti i responsabili, non potete trattarci come bestie. Capisco che i malati sono troppi, ma non si accetta di restare chiusi qui senza mia moglie. Sto aspettando da più di 3 ore senza ricevere notizie. Il dottore ha spalmato una crema sul seno nel morso e poi è sparito. Fa un male cane e continua a peggiorare. Per favore, consegnate questo messaggio ai vostri superiori. Vi ringrazio, Don Carter. Mi sono svegliato con una fame atroce, ma continuo a vomitare tutto, anche l'acqua. Mi sento pulsare la testa come un tamburo e le grida fuori non aiutano perché mi avete chiuso qui. Dovete venire a prendermi, voglio prendere Sasha, voglio mia moglie. Sasha, aiuto, non riesco a pensare, a scrivere, sta diventando impossibile. Non chiudo occhio, ho troppa fame, fatemi uscire. Fame, gli occhi bruciano, Sasha. Dove mi sono andata a cacciare? Poveraccio, si è trasformato. Che cazzo è stato? Oh, niente panico. Prendi le scorte e scappa. Doveva avere una bella forza sovrumana da sfondare. Thank you.
Mannaggia. Devo mettere il lanciafiamme. Ma l'ha fatto, non l'ho manco visto entrare. Deve esserci un modo per uscire. Ce l'ho fatta a eliminarlo, eh. Beh, meno male si è attivato il checkpoint.
Vangura. Faccio niente. Ciao Andrea 15, benvenuto in live, come stai? Ma cacchio sto. Ancora no, lo sto ancora finendo di giocare. Vaffanculo. Lo so. Resta. Pecca di questo. Muori in pace. Sì, sono. Beh, la mia è la PlayStation normale, quella a 1 terabyte. Mamma mia, mi ha fatto esaurire tutte le munizioni. È la prima volta che passi da me, vero Andrea? Comunque io sono Lord Darkness, sono uno streamer. Porto vari giochi, compresi i vari titoli retro game su tutte le piattaforme. Ti ricordo che se vuoi seguirmi basta che mi lasci un bel follow e saprai ogni momento che vado in live. Fa che sia riuscita qua. Ok.
Un'altra moneta. Ancora no, però li vorrei portare alcuni titoli, visto che ad esempio GTA porta vari veicoli. Poi i giochi di auto che mi piace di più sono Gran Turismo e Gride soprattutto, che sono completamente realistici. C'è anche la saga di Need for Speed che ho giocato i primi due capitoli su PlayStation 2. Comunque porterò vari titoli su tutte le varie piattaforme, anche tutti i generi giochi. Dove vai? Mi fai prendere la roba qua. Anche quelli, sia nuovi che vecchi, porto su tutte le piattaforme. Quello lo sta portando un mio amico, Deux Panzer. La Formula 1 l'ultima volta ho giocato solo quello là 2014 e 2018. Avevo detto di aspettare. E come? I tuoi amichetti sono ovunque. Hai quello che ci serve. Sì. Dobbiamo solo capire come andarcene. Ehi. Seguimi. Grazie. Vuoi accarezzarla? Non morde. Sì, visto. Finito. Adesso puoi entrare se vuoi. È andata bene? Sì, per fortuna. Ehi. Sono dei bambini. Che ci è successo? Forse abbiamo smesso di cercare la luce. Può essere. Vado a vedere come sta. Ok. Thank you.
Ok ragazzi, qui siamo giunti alla capolinea per me, perché domani devo andare al lavoro, quindi non posso continuare e a far live. Dunque, vorrei ringraziare tutte le persone che sono venute, che mi hanno fatto il follow, il raid e molto altro ancora. Sì, Andrea, domani continuo. Allora, domani mattina sto al lavoro. Non ti so dire ancora finisco. Se ce la faccio a finire prima, continueremo prima di tutto con il Retro Games e poi con The Last of Us. Poi penso che oltre a The Last of Us riprenderò anche un po' a fare The Division 2 e man mano mi organizzerò con le varie live a multipiattaforma. Ok? Ah, che peccato, ha già chiuso. Avrei tanto voluto fargli un bel ride. Non ti preoccupare, lo porterò sempre The Last of Us, non è che lo metto sospeso. Se ti piace, guarda che ho anche giocato il primo capitolo. Troverai tutti i filmati anche sulla mia pagina di YouTube. Sempre Lord Hackness 89, guarda che troverai sotto la mia info, troverai YouTube. Ecco qua, ecco dove la possiamo andare, che sta portando anche lui un bel gioco horror. Non ti muovere, eh? Ok, siamo pronti ragazzi. Bene, vi ringrazio a tutti quanti. Vi auguro una buona serata e buonanotte. Un bacione.